Ok, buongiorno a tutti, perfetto. Ciao. Ciao a tutti. Bentornati qua sui processi di impero. Ciao Gabri. Buonasera. Iniziamo, ragazzi. Ragazzi, buonasera. Sono riuscito, grazie a Dio, a fare solo Era. mezz'ora di ritardo. Perché perfetto, perfetto. Allora, dai. Quanti ne abbiamo oggi? Iniziate a Un botto, palpitare. un botto, Perfetto, 10 tipo. dai. Iniziamo, dai, iniziamo dal Allora, primo. uno te lo dico Dai, subito. siamo Il solo mezz'ora primo in mi. ritardo, non è grave. Ascoltami, il primo mio c'è sicuro, Miglior cancelliere. ma è stato fatto un patteggiamento preprocessuale perché è Ok, basta venuto lì annunciarlo quando durante il avevo. processo. Esatto, ti ricordo solo che state a accettarlo o meno, ma non puoi modificarlo. Nel momento in cui non ti sta Certo. bene, dobbiamo rifare il processo. No, te lo sottolineo prima che poi lo modifichi e faccia la figura di merda. E poi niente, il resto, cioè, beh, quell'ergastolo che ti avevo richiesto. Ok. Poi c'è quell'altro ergastolo che è quello che già ti avevo chiesto 2 settimane fa, quindi immagino che l'avevi già fatto convalidare, quello di Gustavo, la minchia lì, l'ex Marshall, Ok, abuso sì, d'ufficio. tutti quanti. No, io ragazzi ho tutte queste richieste e ricevo risposta per tutto. Boh, ok, niente, adesso ce le vediamo qua, Perfetto, dai. il resto sono tutte Andiamo in cazzatine. ordine della lista? Sì. Sì, un secondo che sto rispondendo a Pat. Non ho orari di stream, Gabri, no. Kevin, Non ho buonasera, orari di buonasera, stream, ciao. sono normale. Nicola, nome, cognome di Bari. E vabbè, niente. Partiamo da Jesus Gutierrez. E poi ci sono tutti quelli nuovi. E Parla, niente. sono le mani, non è quello Alex Abram e non c'è. che fai. Poi quelli vuoti chi li Io fa? vedo oggi Gustavo Gutierrez, no? Ok. Allora c'è Gustavo Gutierrez e Gabriel Jesus che sono quelli che erano rimandati da martedì scorso, che avevano avvisato che non erano presenti, che li avevano spostati. E poi ci sono quelli che avevano fissato per venerdì, che appunto sono slittati oggi. Ok, facciamo prima loro due, poi gli altri. Sì, Perfetto. sì, sì. Cancelliere, ci sei? Sì, allora ci sono Allora. 0,92, quindi quello del patteggiamento, 109 Nicola Di Bari e il 111 Vladimir Lafuria. Perfetto, iniziamo intanto dal 101 e dal 092, scusami, iniziamo poi 101 e poi andiamo in ordine. Aspetta, 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 aspetta. Fammi mutare la radio, ma non visto un cazzo. Allora, chi hai detto Ripeti. che c'è? 092. 0,92, 109 e 111. Ok, tieni segnati Quelli che mi hanno che risposto, dopo te li eh? richiedo, eh. Tieni segnati che dopo te li richiedo, Sì, li ho evidenziati, eh. tranquillo. Sì, aspetta perché io non li avevo neanche presi i due processi. Minchia, mi studio guardare il video. Che cazzo è? Perfetto. Un attimo. E gli altri che siete presi, scusa, nessuno? Nessuno, siamo io e Bonzo. I primi tre là che sono vuoti? Non è possibile che ad ora non avete ancora preso dei processi. Iniziamo dal 092 intanto, così uno, cioè l'altro procuratore c'è il tempo di prepararsi per Sì, guardarsi il processo. vai, Bonzo, inizio scegliti qualche io. processo che è vuoto, nel frattempo che Oscar fa il suo, ok? Non so se ci sono altri imputati, perché non Bonzo? so se tutti mi hanno risposto. Sì, io No, faccio. Allora, mentre lui apre. Bonzo, Allora. prenditi tutti e tre i sequestri, che tanto sono assieme, Nicola Di Bari, Mandrillo e La Furia, tanto sono tutti Perfetto, assieme, è lo c'è stesso solo la video. furia. Vai, Sì. cancelliere, iniziamo il 092. Dimmi tutto, Kevin. Dimmi tutto.
avvocato. Mo sto in vacanza fuori Buonasera, Italia signori e e non c'ho la signori. Sono qui messa in in pro questa aula. domenica ritorno. Va bene. 18.092. Lo Stato contro Gabriel Allora, ti Jesus. aspetto. Presiede l'onorevole Clark Foster. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti, signori. Prego, accomodatevi, grazie. Buonasera, accusa. Buonasera, difesa. Prego, iniziamo, accusa. Buonasera, vostro onore. Per quanto riguarda il processo 092, a seguito della fissazione appunto di quello che era il processo e l'iter processuale, ho riscontrato un patteggiamento da parte dell'avvocato che è stato accettato momentaneamente dalla procura, aspettando una sua risposta, nella quale siamo arrivati a un compromesso, ovvero una sanzione pecuniaria pari a 65.000 dollari, 14 anni di pena detentiva e 10 ore di servizi socialmente utili. Il soggetto era accusato ed è accusato tuttora alla corte di 5 reati di classe A e evasione fiscale. Mi puoi ripetere i reati un attimo? 5 reati di classe A e evasione fiscale, vostro No, onore. scusi, hai preso sanzioni anche, grazie. 65.000 dollari, 14 anni e 10 ore di servizi socialmente utili. Se non me lo accetta. 10 ore, giusto? Ok. Affermativo. Avvocato di difesa, lei accetta il patteggiamento? Confermo che abbiamo proposto e accettiamo questo patteggiamento. E allora comunico, confermo il patteggiamento. Secondo. Confermo il patteggiamento richiesto da parte della. Cioè, concordato tra l'accusa e la difesa. A 65.000 dollari di sanzione pecuniaria, 14 anni di pena detentiva e 10 ore di servizi socialmente utili. L'udienza è sciolta. Grazie, vostro onore. Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. L'imputato venga qui gentilmente, che le devo applicare la sanzione. Imputato, venga qui gentilmente che devo applicare la sanzione. Qui, qui, qui. Imputato, qui. Sono il giudice che parla. Ecco qua. Perfetto, le ricordo che ha 7 giorni per pagarla, signora. Siamo Arrivederci, prego Marshall, le vostre mani. arrivederci. Volo un attimo il numero di imputati, dammi 2 secondi. Prego? Richiedo un attimo quanti sono imputati, dammi due No, la secondi. chiudiamo dopo, intanto andiamo avanti col Ah, prossimo. ok. Il prossimo in ordine È il 101, fai il sarebbe. 101 perché è quello che appunto era rimandato la No, settimana non scorsa. è presente. Fa lo stesso. Oh, ok, va bene. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula, processo 101, lo Stato contro Gustavo Gutierrez. Presiede l'onorevole Charles Foster, Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti, signori. Buonasera, accusa. Prego, accomodatevi. Prego, iniziamo. Buonasera, vostro onore, di nuovo. Ciao, Buonasera alla Leon difesa Knight. fantasma, come sempre. Buonasera. Oggi portiamo alla luce il caso di Gustavo Gutierrez, accusato di abuso d'ufficio. Il signor Gustavo Gutierrez è un ex agente di polizia, tengo, o meglio, tuttora fino a questo momento è tale, nonostante è sospeso dal servizio. Il soggetto, a seguito di un blitz avvenuto a Grove Street, autorizzato da quello che è il vicecomandante Mauro Mezzogiorno, è stato protagonista di dei fatti alquanto sconcertanti verso un soggetto tratto in arresto in questo suddetto blitz. Durante il trasporto del soggetto, il signor Gutierrez ha avuto la brillante idea, in quanto il soggetto parlava, di tappargli la bocca prima legandogli una bandana sul volto, appunto per cercare di non farlo parlare, successivamente applicando dello scotch sulla bocca del soggetto.
A seguito di questi fatti avvenuti, che già parlano abbastanza da sé, vostro onore, come si evince dalla prova portata e dal video, nonostante è un po' buio, si vede il soggetto andare verso la volante di polizia dove appunto c'era questa ragazza all'interno e si vede il soggetto fare qualcosa, non si capisce ben cosa. L'unica cosa che sappiamo è che la ragazza è stata rinvenuta fuori dalla pattuglia, priva di sensi. Per questo, vostro Meno fatta, onore, bello, ora che posso procedo fare i procuratori direttamente con pure la a riga distanza. finale, visto che non c'è la difesa. Tanto io Richiediamo stimo tutti i quello che è processi, la fatta. sanzione pecuniaria pari al sequestro di tutti i beni del soggetto e come pe pena detentiva richiediamo l'ergastolo a vita, vostro Bene, in quanto non c'è onore. una Benissimo. difesa, delibero direttamente qua sul posto, in quanto non c'è niente da ragionarci di quanto riguarda. Bene, signori, allora comunico che condanno il signor Gustavo Gutierrez all'ergastolo e al sequestro di tutti i beni. L'udienza è sciolta. Devo tornare a farli. È certo, devo tornare a farli, patta. Io stimo solo i Next processi e le whitelist. 104 Bene, ora andiamo col oh. prossimo che era il 109. 102 102? presente il 109 109, ok, perfetto, vai. E ok poi va a 111 anche, vi ho sì detto. Ok, 109. non devi proprio Te lo metterti in chiamo al banco mezzo perché perché non certo c'è. è Ok, diverso ma entra dentro di avvicinarsi al banco con metti un l'avvocato e sospetto inizia il in processo modo da adesso. ok. Comunque, ne parliamo dopo. Sì, è una 9 Un nuovo comunque. imputato Nicola Di Bari si deve presentare al banco con il suo avvocato. È tuo Di Bari, eh? Ok, ti convoco. Perché è interdetta la procura? Non lo so neanche io. Un attimo, Procuratore, perché è interdetta la procura al 506? È la polizia. Non ho idea, vostro onore, chi è interdetto la zona, chiede in radio. Non vedo il GPS, Rag indovina qualcuno? ragazzi, per quale motivo è interdetta la zona? Dico. Vabbè, proseguiamo intanto, cioè, si è messo al tavolo? Convoglio di A. Non ho capito. Vabbè, comunque non penso che entri, tranquillo. Si è messo al posto? Sì. Perfetto, a posto, Ciao. allora vai. Buonasera, signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo numero 109, lo Stato contro Nicola Di Bari. Presiede l'onorevole Clark Foster, giovane amica degli Stati Uniti d'America e questa rispettabile La corte. Jackson ti aspettano in hall. Buonasera a tutti signori, Te lo buonasera sto accusa, mandando in hall. buonasera Te difesa. lo sto mandando in hall, Jackson. Direttore. Bene, prego, accomodiamoci. Prego, Sì, che è tuo. accusa, iniziamo. No, Nicola Di Bari è il sequestro di pubblico ufficiale, è lo stesso tuo. Non è un sequestro di pubblico ufficiale, Nicola È di Di Bari. persona, non è pubblico ufficiale. Bene, procediamo pure, accusa. Onore, Buonasera, siamo qui a discutere di Nicola Di Bari, accusato di scusate. sequestro di persona. Come si dice dalle prove video, dalla bodycam della gente, il signor Nicola Di Bari ha commesso sequestro, ha rapito una persona per una rapina. Da fine penale si dice, alla fine si dice che il signore è recidivo di questa rapina a mani armate ed è anche accusato di traffico di sostanze stupefacenti per possesso di cristalli rossi. Con questo ho concluso. Bene, difesa, prego, procediamo con le vostre righe iniziali. Buonasera, signor giudice. Per quanto riguarda il reato di traffico di sostanze internazionali, il mio cliente è stato arrestato. Giustamente e legittimamente. Per quanto riguarda il sequestro di persona, il mio cliente
come andremo a specificare meglio nelle fasi successive del processo, è stato ingiustamente indagato per un sequestro di persona inesistente, in quanto la persona in macchina, tale Taylor, presente con loro, era una loro conoscente e si è venduta alla polizia semplicemente per non essere imputata degli stessi reati che avevano loro. Ho concluso, vostro onore. Bene. Difesa, abbiamo testimone da chiamare in aula? Accusa, abbiamo testimone da chiamare in aula? Ah, vostro onore. Difesa, abbiamo testimone da chiamare in aula? Sì, il signor Mandrillo Siciliano. È l'imputato? No, l'imputato è Nicola De Bari. Non... Prego, il testimone mi segue. No, signori, un attimo solo. Procura, okay. Accusa? Avanti, vostro onore. Il testimone è stato avvisato? Cioè è stato negativo, stato vostro onore. Noi non sappiamo di nessun testimone a parte la difesa. Non difesa, è stato notificato. I testimoni vanno notificati nell'apposita sezione di prove audiovisive. 5 ore prima dell'udienza. Entro le 5 ore prima dell'udienza, allora, vanno segnalate appunto eventuali prove e testimoni da chiamare in aula. Il testimone è già era già presente a processo, perché anche lui è processato per il medesimo crimine. Non c'entra nulla con questo processo. Non si può chiamare a processo, non si può chiamare a testimoniare una persona qualora non fosse stata notificata. Entro le 5 ore dal processo. Allora può chiamare solo il suo imputato. Allora, signor Nicola Di Bari, prego, si presenti alla sbarra per testimoniare. Cancelliere, prego. Prego. No, di qua. Ah, accomodati pure. Di qua. Ok. Metta la mano sulla Bibbia. Lei giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica, lo giuro. Lo giuro. Bene, testimone, si identifichi in aula, grazie. Come? Prego, si identifichi in aula. Salve, signor giudice, sono Nicola Di Bari e comunque volevo confermare le parole dell'avvocato, essendo comunque... Sì, ok, quella... non interessa questo, rispondere alle domande dell'avvocato. Avvocato, prego, procedere a contare le domande. Signor Nicola, che cosa stavate facendo quel giorno? Allora, quel giorno stavamo andando precisamente al 3025, sarebbe un'officina, per modificare alcune componenti dell'auto. E in che circostanza siete stati fermati? In autostrada. Quindi non stavate compiendo nulla di criminale? No, nulla. Infatti all'alto della polizia ci siamo fermati. La signorina che era presente con voi, come si evince, signor giudice, anche dalle prove video, si è in qualche modo cercata di identificare come sequestrata? No, assolutamente. È corretto, come si evince, signor giudice, anche dalle prove video, che la signorina ha cercato più volte di allontanare l'agente di polizia dicendo che ci stava provando con lei? Sì. Perfetto, ho concluso, signor giudice. Un onore rilevante. Come? Prego. Ho concluso. Ok, ha concluso. Prego, accusa, avete domande da fare? Affermativo, sì, vostro onore. Prego, accusa. Vai. Vieni. Ce la puoi fare. Siamo di Bari. Sì. Signor De Bari, lei mi conferma che non stava andando a fare una rapina in quel momento? Confermo, non stavamo andando. E come mai la signorina era con lei nell'auto? Perché era una nostra amica. E secondo lei perché la signorina ha avuto questo atteggiamento? Per non rischiare una sentenza, essendo tu quasi tutti armati, quindi lì si è voluta pulire armati un po' le mani. Di che cosa? Che stanno facendo? Avevamo una pistola. Che pistola?
una 9 mm se non sbaglio. Perfetto, una 9 mm. E come mai non ha richiesto l'intervento di un avvocato durante l'arresto? Perché non si è difeso dall'accusa che... Perché comunque era una certa ora e abbiamo evitato per non prolungare la situazione. L'abbiamo richiesto successivamente. Perfetto, muniti di 9 mm. Andando dal meccanico, giusto? Con una 9 mm penso che potresti andare ovunque, cioè non per è che devi andare per forza da un meccanico. Per quale motivo aveva una 9 mm, arma altamente illegale nello stato di Los Santos? Perché abbiamo subito varie rapine, vari rapimenti, e quindi solo per intimidire, per far un po' paura e per difenderci, anche perché comunque erano scariche. Lei conosce il porto d'armi a presente? Sì, quali sì, sono certo, le armi certo, illegali certo. Presenti in città che si possono acquistare con questa licenza? Sì, sì, certo. Ok. Io ho concluso questa parola. Non so se... Okay. Da quello che le è stato rinvenuto addosso... Sì. Si evince una grossa quantità di droga superiore ai 100 grammi e una grossa ingente quantità di denaro contante. Tengo a sottolineare questa cosa. Io tengo a sottolineare, come ho detto allo sceriffo. Giudice. Mi deve lasciar finire la domanda. Sì, sì, scusi. Dicevo. Non è per caso che questi soldi siano mai prevenuti da dello spaccio? Obiezione, vostro onore. È circostanziale, non si può definire la derivazione del denaro contante neanche analizzato sulle basi fattuali. È una domanda. Beh, difesa, obiezione respinta, in quanto la procura chiede appunto all'imputato... Allora, appunto, se questo denaro questo fosse appunto giunto da uno spaccio di droga. Posso rispondere? Certo, deve rispondere. Ah, ok. Allora, come ho confermato allo sceriffo, e può confermarlo anche le prove video, quei 30.000 in contanti erano derivati dalla raccolta del latte. I cristalli invece sono stati rinvenuti e ritrovati, li ho trovati io personalmente, non sapevo neanche cosa fossero, perché cioè, non è quella la strada che vorrei seguire. Erano stati ritrovati nella zona dell'ospedale, li ho visti per terra, non sapevo cosa fossero, li ho raccolti. E dove se li hai tenuti in tasca così? Sì, perché non sapevo cos'era, non sapevo che era droga, non sapevo niente. E la curiosità non gli ha detto scopriamo cosa sono, andiamoli a fare analizzare? No, le ha detto tanto teniamoli in tasca. Ah, in quel momento sì. Quanto tempo fa trovato i cristalli? Cioè, tempo prima dell'arresto. 10 minuti. E dove precisamente? Zona ospedale. Allora, quindi lei mi sta dicendo che in zona ospedale fino a Paleto lei ci ha messo solo 10 minuti per arrivare? No, di solito ci metto anche di meno. Ah. Quindi non le è passato di mente che essendo in zona ospedale potrebbe essere una sostanza dell'ospedale o comunque persa qualche medico che bazzicava all'intorno? Ah, io non so se era di un medico o di qualcuno, li ho trovati lì, li ho presi, non ci ho pensato. Dove hai comprato quelle armi quindi? Come ho ripetuto allo sceriffo, c'è stato un signore che comunque l'abbiamo incontrato al bar, adesso non ricordo come si chiama, quello vicino alla spiaggia, che ci ha offerto delle armi e noi le abbiamo acquistate da lui. Non sappiamo il nome, non sappiamo come si chiama, non sappiamo niente. Quanto le avete pagate? Obiezione, non capisco dove vuole arrivare l'accusa, a vostro onore. È per capire... Obiezione respinta, appunto per questo, vorrei capire dove stanno arrivando. Prego. Intorno ai 30.000, se non erro. Ok, quindi con i 30.000 che avevo ancora in tasca ne voleva comprare un'altra? No, era appena avevo appena preso il guadagno del... come si chiama? Del latte. In quale banca?
Nella Flecca, se non sbaglio. Nella fica quella vicino... Non mi chiedere la zona perché non me la ricordo. In non città? È passato un giorno. In città è stata comunque? Non mi ricordo. Come si vince dal video stesso? Lei dice di aver preso i soldi a seguito appunto di quello che era il suo lavoro onesto. Sì. E come mai aveva questa ingente somma di denaro in tasca e non è passato appunto? Perché come si evince dalle prove, l'auto su cui lei era a bordo arrivava dalla città e non da Paleto, viceversa. Per quale motivo non ha avuto la brillante idea di andare a depositare questi soldi in banca e tenerli in contanti? Come l'ha detto lei, io non ho avuto l'idea. Poi lei sta facendo il percorso che io ho fatto, cioè io non posso andarmi a fare dei fatti miei prima di andare ovunque. Vostro onore, richiedo che il test si attenga a rispondere alle mie domande e non fare affermazioni. Simone, gentilmente rispondere alle domande del procuratore. Sì, sì. Io ho una domanda molto buonasera, bello. Facile. Che processo sta giudicando? Allora, lei ha detto che sto giudicando questi cristalli, il processo 109, 10 minuti prima dall'arresto, insomma, ospedale. E mi sta dicendo che anche prima dell'arresto è passato anche la Flicca. Quindi lei mi sta dicendo che in 10 minuti ha fatto zona ospedale, Flicca, arresto? Obiezione, non ha detto di essere passato alla Flicca, sì, dopo l'ospedale, ha detto di essere passato più o meno in quel frangente, in quella giornata, ma non ha detto se prima o dopo. Mi sente? Si deve aspettare il giudice che sì, accoglie o respinge l'obiezione. Eh? Colpi di arma da fuoco nella mia posizione. L'obiezione è accolta o respinta, giudice? E quale obiezione? Che era al telefono? Io ho chiesto al soggetto, ho detto, lei dalla zona ospedale, poi è passata alla Flicca e poi ha fatto l'arresto in soli 10 minuti e l'avvocato ha obiettato dicendo che lui non ha detto che è passato alla Flicca, però questo no, non è corretto. La mia obiezione è stata, l'imputato non ha mai detto di essere passato alla Flicca tra l'ospedale e andare al Paleto. Ha detto di essere passato nella stessa giornata. Può essere prima come può essere dopo. Non capisco l'obiezione, avvocato, perdoni. Lui ha ammesso che li ha riscossi in quel frangente. Il procuratore sosteneva che è impossibile che in 10 minuti sia stato in ospedale, sia andato in banca a prelevare, non abbia depositato e si sia trovato a Paleto, ma l'imputato non ha mai detto di essere andato in banca dopo essere stato in ospedale. Porco cane, ma so cosa rispondere. Obiezione accolta, è vero, non ha detto che è passato dopo l'ospedale. Ok, riformulo. Quando è andato in banca? Io so che tu sei Devex, sei già nello staff Devex. Momento preciso non me lo ricordo. Mattina, cioè, pomeriggio, sera? Non mi ricordo i minuti, non me lo ricordo, sono passati più di 2 settimane. Quindi si ricorda neanche se era mattina, pomeriggio, sera? No. Le faccio una domanda più specifica allora. Ok. Lei è andato a ritirare quella somma di denaro nel frangente Google che ci viene passato minuti e barra ora limitrofe a quello che è stato l'orario del suo arresto? Lo stesso giorno, sì.
La stessa giornata, sì. Adesso 10 minuti in avanti, 10 minuti indietro, non me lo ricordo. Si trattava in un frangente limitrofe, quindi in un tempo ravvicinato rispetto al suo arresto o meno? No, più lontano dell'arresto. E... io ho finito. Non lo so neanche io, sai da me. Bene, perfetto. E imputato può recarsi di nuovo al banco. Suo. Bene, difesa. Procediamo con la accusa. Procediamo con le ringhe finali ora. Sì, per il signor Di Bari l'accusa richiede $150,000 di sanzione pecuniaria e 7 anni di pena detentiva. Ok. Concluso. Bene. Difesa, prego, procediamo con le vostre ringhe finali. Buonasera, signor giudice. Come già detto, per quanto riguarda la pena, l'accusa di sequestro di persona, chiediamo l'assoluzione completa. Mentre per quanto riguarda il traffico di sostanze stupefacenti, chiediamo una pena pecuniaria di $20,000 e una pena detentiva di 8 anni. Bene, mi ritiro per deliberare. Cioè non ho ben capito questi interrogatori. Onestamente, neanche io, ho fatto un po' la cazzo di cane. Però, boh, non mi sembra che siano proprio tante prove per... il sequestro di persona l'ha fatto, cioè. Sì. Scusa, non stavo ascoltando, cos'è che ha chiesto l'accusa? Clumboy? Clumboy è qua dentro? No, io che cosa? Ok. Cioè... devi fare la messa, dai. Genere. Sì, con il vostro documento. Sì, così. Una persona vuole studiare la chiesa, si è calmata. Scegliere il documento. Andando. Accompagnare a casa la nostra amica. Sheriff 218. Lei dove stava andando, invece? Ma io sto facendo il mio lavoro, non è che una meta. Però di la verità, quando ferma a me è come se ferma tipo il Papa. No, non sta la patente. Sì, sì. No, il documento. Il documento sta con me. Mi fa quasi tenere il suo. Vero. Cosa? Perché penso che questi sono magari gli ultimi attimi in cui le sta. Riesce a mostrarmi un documento? Non lo vede? No. Vabbè ragazzo, posso arrivederci. Si è sbloccato, visto? Non riesce. Guarda, non riesce a mostrare il documento. Perdere le cose. Nei prezzi del circa. No. Dai altro documento. Devo andare a cambiare l'assorbente. Intanto non pure le donne. Quindi non riesce a mostrare questo documento in passato, vediamo. Gente. Ascoltando le prove, ascoltando. Posso farla, pipì? Piacerebbe. Perfetto ragazzi. Signore, lei dentro con la pistola. Okay. Signori, per favore, potete alzare tutte le mani? La gialla, lui l'ha voluta fare nera. Signori, per favore, potete alzare tutte le mani? Mani alte tutti quanti. Tutti sulle mani. Mamma santa. Perfetto ragazzi, procediamo. Io l'ho detto, fa la gialla, lui l'ha voluta. Mamma santa. 2 km 20 l'arrivo. Chi è che sta andando? Gente, sennò mi cago anche addosso. Troppo veloce. Se no, che facciamo qua? Quindi ok. Ma convergete in codice 2. Ma biondo. Ma sa. Signore, lei dentro con la pistola. Potete scendere. Aiuto, mica, mi stavo mandando chiari segnali d'aiuto. Tolga la pistola e alzi le mani in alto. Aiuto, no raga, io non c'entro niente, mi hanno rapito per una rapina. Infatti faccio signore, segnali d'aiuto. Signore, lei è stato d'arresto, il diritto di rimanere in silenzio.
Mi sto guardando un attimo le prove, ma non capisco dove l'hanno fatto. Vai, comunque, annunciami pure. Va bene. Consentito in aula, precede l'onorevole Clark Potter. Scusatemi per l'attesa, signori. Prego, accomodatevi. Allora, questa sera qui abbiamo presente il signor Di Bari, Nicola, accusato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e sequestro di persone. L'accusa chiede $150.000 e 7 anni di reclusione. La difesa chiede $20.000 e 8 anni di reclusione. Bene, signori. Giungiamo alle conclusioni. Abbiamo il signor di Bari, Nicola Di Bari, presente questa sera ed è già un punto a favore del fatto che si sia presentato a difendersi. Però dobbiamo sottolineare che la richiesta della difesa non può essere completamente, insomma, accettata, in quanto non abbiamo prove certe che la signorina stesse, diciamo, con loro. Insomma, si vede nel video appunto in cui lei dichiara di essere stata rapita per una rapina dopo aver lanciato a sua detta diversi segnali di avviso ai poliziotti nel momento del fermo statale. Di conseguenza accuso il signor Di Bari per i reati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e sequestro di persona. Con il seguente reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti gli verrà assegnata la pena massima in quanto colpevole. In quanto, diciamo, discretamente colpevole nei confronti del reato di sequestro di persona, in quanto comunque non hanno trattato male la signorina o non hanno, diciamo, insomma, non hanno neanche effettuato questa rapina appunto con la signorina, gli verrà applicato una pena e una sanzione minore di quanto riguarda i massimali, ma i minimali. Per questo motivo, dichiaro colpevole il signor Di Bari e lo condanno a una sanzione pecuniaria pari a $50.000 e una pena detentiva pari a 7 anni, come richiesto da parte dell'accusa. Con questo, signori, è tutto. L'udienza è sciolta. Signor Di Bari, gentilmente venga qui che le devo dare la multa. Dimmi. Mi ricordo che a 7 giorni deve pagarla. Buona serata, Marshall, prego. Procediamo col prossimo, vieni pure. Erano quelli che... cambiamo. Madonna santa. Facciamo quello presente, siamo sicuri che sia presente? O continuiamo con gli altri? Domanda. Vai con il prossimo, è il 111, giusto? Vai col 111. Sì. Ma non se ne è preso nessuno? Vai col 111. In teoria... No, sono gli stessi, sì, vai col... Un secondo, però devo chiamare al banco. 111 e 110 presente. Il signor Gustavo si presenta al banco con l'avvocato. Ciao Tony, buonasera. Scusate, non lo so, Tony, non lo so, non ho seguito pura, quell'azione. Senti al banco con l'avvocato. Sto dicendo Ronaldini, mi chiedo scusa, caro. Hai cercato presente un certo Kigen Ronaldini, io non ne ho segnato nessuno. Però... Kigen Ronaldini è oggi? No, è già stato fatto. Che cazzo vogliono? Non lo so, pensa.
Io me li sono segnati tutti, anche quelli non presenti, non c'è. Ma stasera che giorno di io non c'è. Infatti, grazie. Ti annuncio. Sì, davvero. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo numero 110, lo Stato contro Vladimir La Furia. 111, scusate, presiede l'onorevole Charles Foster. Dio benedica i Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti signori, prego accomodatevi. Buonasera. Buonasera accusa e buonasera difesa, signori. Prego, iniziamo, accusa. Buonasera, giudice. Oggi ci troviamo a parlare dell'imputato Vladimir La Furia per il processo 111. Il processo 111 è analogo a quello precedente. L'imputato è stato preso in flagranza di reato durante un sequestro di persona. La prova video rimane la stessa. Per il processo 111 le prove sono evidenti, il foglio processo è stilato a dovere con tutto quello che le serve. Mi perdoni, accusa, ma io non riconosco l'imputato. Non so. La foto presentata nei fogli reperti non è l'imputato. E l'udienza è sospesa. Ah, ragazzi, aspettate un secondo. Ok. Che cazzo è successo? Lì c'avevi i capelli nella foto. Sì. E ora non ce l'hai? No. A posto, c'è sempre tu. Ok, ora lo riconosco. Di avvicinarmi al banco. Prego, si avvicina al banco, sì. Non ti sento se parli, sussurri. Sento una merda. Vieni qua. Ma chi è sto qua? È questo. Eh? È questo. Penso. È giusto? Dici di essere questo, Massimo, sì, alla fine ce la via lui. Kevin, vieni pure. Vedo Ugo, quindi non so. Vabbè, dai, allora a posto, dai. Proseguiamo. L'udienza riprende. Prego, accusa, procediamo. Incominciamo da capo. O dove era rimasto, insomma. Abbiamo finito le mie ringhe iniziali, prego, spiegando difesa... il foglio processo. Prego. Buonasera signor giudice, come il signor Nicola Di Bari, la situazione come appunto accennava la procura è la medesima, il mio cliente si dichiara del tutto estraneo e innocente ai fatti in quanto si stava recando con i suoi amici a modificare un'auto, quindi non ha effettuato alcun sequestro di persona e fine, queste sono le nostre arringhe iniziali. Grazie signor giudice. Bene, prego accusa, abbiamo i testimoni? No. All'acchi, finito. Bene, difesa, abbiamo testimoni? No. Allora prego accusa, procediamo con le ringhe finali. Allora, per il processo... Sì, poi da bambino devi aprire un ticket e informarti. Di sequestro di persona, lo Stato richiede... Capito? $150,000 di sanzione e 7 anni di pena detentiva. Bene. Difesa, prego. Come anche dimostrato dalla mancanza assoluta di testimoni, noi torniamo a ribadire la totale estraneità del mio cliente ai fatti e chiediamo l'archiviazione dell'accusa. Mi tiro per deliberare. Bons. Annunciami pure. E guarda l'altro. Ok. Signore e signori, tutti in aula. Presiede l'onorevole Clark Foster. Prego, accomodatevi, grazie.
Bene, signori, come appunto detto poco fa, ci troviamo in una situazione analoga a quel processo precedente. Di conseguenza ritengo le colpe uguali a come appunto avvenuto nel processo precedente, e in quanto prima sono stati assegnati un rincarico di 20.000 dollari della multa da parte di quanto riguarda il sequestro di persona, condanno il signor Vladimir La Furia a una sanzione pecuniaria pari a 20.000 dollari, 20.000 dollari, sì, e una pena detentiva pari a 7 anni. Con questo è tutto, l'udienza è sciolta. Mi scusi, Vostro Onore, ma c'erano due capi d'accusa per il cliente precedente e ha preso la medesima sanzione. L'udienza è sciolta, avvocato. Prego, il deputato venga qui che devo fare la multa. Sono 20.000. Arrivederci. Arrivederci. Avvocato, prima ha dato 50.000, ora 20. Bene. Cancelliere? Okay. Molti imputati? Ok, Yes, chi? una. Mandrillo Ok, siciliano. prego. Ok. Mandrillo siciliano al banco con l'avvocato. Annuncio. Annuncia, annuncia. Pubblica. Buonasera, signore e Perché non signori, faccio le rapine tutti in interessanti aula. col PG da poliziotto, Tony? Processo 110, lo Stato contro Mandrillo Siciliano. Risiede l'onorevole Klaus Foster. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti, signori. Prego, accomodatevi. Buonasera accusa e buonasera difesa. Prego, iniziamo. Buonasera a tutti. Ci troviamo qui per il processo 110, lo Stato contro Mandrillo Siciliano. Come detto già prima, le mie righe iniziali sono le medesime. Il reato è il medesimo e l'imputato è stato uno dei soggetti che insieme agli altri ha prelevato la signorina senza il suo volere. E le prove sono le medesime, lascio a lei il giudizio. Prego, difesa, procediamo con le vostre righe iniziali. Signor giudice, come già detto in precedenza, il mio cliente si dichiara totalmente estraneo al sequestro e finite le Bene, mi ritiro per deliberare. No, anzi no, ho Ma cosa? dimenticato tutte le parole, scusatemi. Beh, signori, ci sono davanti a un soggetto, cioè, un processo analogo a quello precedente. Comunque, prego, abbiamo testimoni da chiamare in aula? Vuoi chiamare qualcuno? No, no, negativo. Difesa, abbiamo testimoni da chiamare in aula? Procediamo No, Vostro Onore. con le righe finali. Per il processo 110, lo Stato contro Mandrillo Siciliano per il reato di sequestro di persona, lo Stato richiede 150.000 dollari per sanzione pecuniaria e 7 anni di pena detentiva. Perfetto, prego difesa. Mi E noi chiediamo la totale scarcerazione in quanto il ero un fatto non attimo sussiste. assentato. Ricevuto, perfetto. Procedo con il deliberarmi. Mi stia per deliberarmi. Nelle carcere? Sto fuso. Sei full Fa stunnato, caldo, nelle signori. Sono a carcere? 32 gradi dove sto io. Lo so, tranquillo, io di più. Carcere? No, viene un attimo. Che carcere? Aspetta. No, chiedo perché devo. Cioè, Sì, se è vai in carcere. carcere. Allora aspetta un attimo, perché c'è un piccolo problemino. Perché?
perché sono tutti occupati, stiamo facendo troppo velocemente, da quanto so. Ma stanno tornando, vero? Che sono... Stanno tornando, vero? Check. Vero che stanno tornando? Mi ero un attimo sentito, qual è la rete precedente? Mo chi se lo ricorda, Teo. Abbiamo fatti 1, 2, 3, 4, 5 di processi oggi, stasera già. Io penso che lo saresti fra almeno per quel che so io. Per quel che so io. Lo so, però... Veloce perché mi rapire non... La polizia okay, non posso arrivando. Portarlo in live, Tony, mi dispiace. Non è un RP che porto, porterò. Non posso, lo faccio cose che... No, io ma è un RP che non porto... Non ok, mai chi in live. Fa l'arresto? Vabbè, stanno arrivando, li ho visti. Sì, ma devono venire qua dentro ad arrestare, non possono arrestare io. Non ci sono altri Marshall, vedo, Fermo, zitto, zitto. Sono troppi problemi, fermo. Sembra che stiano assaltando. Sembra. In caso un po' moglio vuoto. Che cazzo devo dire? Li stanno inseguendo. Ora, stand by un secondo. Mo' questi mi assaltano perché loro si rinchiudono qua dentro. Per la sua sicurezza ho la pistola. Ma guarda questa pistola! Sorry. Aspetta, stanno arrivando? Ma sono qui fuori, sì. Sì, perfetto. Stanno seguendo. Siete a disposizione. Niente, io delibero, deliberiamo vai. E mi porto una recluta. No, ma no, ma adesso arrivano. Credo proprio. Eh? Oh, Kio. Buonasera, signore e signori, tutti in piedi in aula, precede l'onorevole giudice Frank Foster. Buonasera a tutti di nuovo, signori. Prego, accomodatevi. In quanto ci troviamo davanti a un processo analogo al precedente, signori, ritengo che non si sia niente da dire. Penso che il signor siciliano sia colpevole tanto quanto il signor La Furia nei reati richiesti a parte dell'accusa, e penso sia da condannare appunto di essi reati. Di conseguenza lo condanno a $20,000 senza le pecuniarie e 7 anni di carcere. L'udienza è sciolta. Signor siciliano, prego venga qua che le faccio la multa. Ho sbagliato. Ufficio? Vieni. A lei. Arrivederci. Prego, Marshall. Grazie, arrivederci. Ma chi altri imputati? No, non, non abbiamo altri imputati. Cosa volete fare? Non ci sono altri imputati. Non ci diamo in aula? No, vogliamo fare che praticamente prendi il foglio dei processi, no? Ok. Metti già i risultatini. Come vuoi. Fuori una... I processi sono già finiti. No, ti ispira come idea? No, volete fare in aula o privatamente? Privatamente. Privatamente, non andiamo dentro, li tiriamo. Non c'è più nessuno, a parte avvocati, non c'è più nessuno. Posso parlarle un attimo? L'avvocato. Bobby Brown. A me? No, il giudice non parla con gli avvocati. Dopo questo un attimo, ci ritiriamo un attimo in contumacia per dar l'esito dei processi mancanti e poi Perché forse c'era un processo per direttissima, ma non è stato segnalato. Non c'è nessun processo per direttissima. Non c'è nessun processo per direttissima. Ok, va bene. Allora arrivederci. Arrivederci. In internos. Poi gli avvocati arrivano a dire processi per direttissima. Che processo per ma c'è, scusate. Oh, so solo che hanno assaltato un convoglio Marshall vuoto. Ma io, e niente. Sì. Top number one. Sì, non so, mentre tornavano da qua mi sa che hanno assaltato un convoglio Marshall vuoto. E niente. Vabbè, cominciamo dalle prime. Allora, Manuel Caruso. Processo 103. 5 reati di classe A, la fedina penale parla da sé, vostro onore. Non devo aggiungere nulla.
parla tutto molto chiaro. Porco cane. Come, scusi? Sono 5 reati di classe A, che vuoi che ti dico, scusa? È un criminale, cioè. Non è la persona con la fedina penale più pulita della sua vita. Non voglio conoscere questa persona. Un attimo. Cioè, no, le archiviazioni lasciatele in rosso, però. No, no. E no, che poi non sappiamo che sono archiviati, faccio alla fine, no, c'è scritto l'ultima volta. Ma c'è scritto. No, ma il rosso significa che è stato rinviato, non che non ci sono. Troviamo un altro colore, viola per il rinviato. No, a me se non fai viola. Tanto ormai ci abbiamo il foglio arcobaleno. Grazie. Perfetto. Bellissimo il mio foglio. Perfetto. Io avanti. Una domanda, ma quanti minuti sono? 7 anni di carcere, 7 minuti. Il vostro onore. Allora, stavo leggendo la chat un attimo. Allora, perfetto. Chat. Se sono con gli occhietti. Cos'è la chat? Cos'è la chat? Allora, scusi. Cazzo, il cellulare, sa? Donna calda a 100 metri da lei. Ma magari. Per me la metà, signori. Però sono la Wolf, fa già. Bene. Allora, Manuel Caruso. 150.000 7 anni, 100.000 7 anni e 10 anni. Poi abbiamo Christopher Johnson. Spaccio sostanze stupefacenti. Molto semplicemente era in possesso di 250 grammi di marijuana. Quanti? 50 grammi di cimette e una 9 mm nel suo borsone. E perché chiediamo... è stato processo questo? Vabbè, 50 unità di cimento e 5 di marijuana. Ma perché sta rinviato a processo? Per sostanze, spaccio di sostanze stupefacenti. Però nel borsone è trovata 9 mm. 100.000. Ma non è che si rinviato a processo anche per la droga? Smith, il codice penale adesso non è più come la 2.0. Per tipo 30 unità di droga lo sbatti a processo. Che dire? E non è colpa mia se avete fatto un codice penale di merda scritto col culo dove mancano reati, dove metà dei reati che sono cagate ti rimandano a processo. Però dovete scrivere nelle modifiche da fare, signori. Sì. Non vengono fatte. Ma lasciali così, va bene. Vengono fatte nel 2013, però 6.0. No. Banner lo modifica, cioè è Woldridge, non lo modifica lui. Dai. Vabbè. Conferma, signor giudice, la pena? Mi pare un po' esagerata. Beh, pure 9 mm, questo va a fare la pena. Mi pare un po' esagerata. Facciamo 50.000 e 15 anni. Ma non è manco se presentato, troppo buono, giudice. Cioè. Sì, 75.000 dollari in più di multa, lo sai anche tu, dai. No. Matricatura costa così. Quello sotto, invece, cosa abbiamo? Modifica il foglio, che sennò la gente scrive cose sbagliate. Bonzo, mi dica quando modifica il foglio. Modifico subito. Che poi fanno le cose sbagliate. Quanto era? 65? Vedi che si è già dimenticato. Sì, perché di solito lo segna Bruno. No, il mio segna. 50.000. 50.000. E anni? 15. Poi Leon Hughes cosa ha fatto? Christopher Johnson? Pure lui. Leon Hughes cosa ha fatto? Esatto. Spaccio stanze stupefacenti, stessa cosa, però non era in presenza di 9 mm, 50 unità, ci mette, sempre la stessa cosa, 100.000 e 7 anni. Beh, qui manca la avete messo un numero in meno, hai messo 5.4 zeri. No, l'ho corretto, vedi, corretto. Facciamo 40.000 e 10 sì. anni. Sì, oggi siamo buoni. Ma sono, raga, per 30, per 50 unità, che cazzo di multa qua? Anni, massimale 4.000 sul codice penale, dai, cioè, mamma mia! Quanti anni, giudice? 20. 20? No, che 20, 10! Vabbè. Dai, giudice, poi... dai, su! Poi abbiamo, cosa abbiamo? Sacco Howard? Inviazione accusa, vabbè. Poi abbiamo Gustavo Gutierrez, l'abbiamo fatto. Poi abbiamo...
Harry Castle. Giudice, vostro onore, è morto un clown. Sa come si chiamava? Chi? Mezzogiorno. È morto? Sì, certo. Ma che, ma magari, nel 2015. Oggi mi socio, socio. Ah, cazzo, è vero, porca puttana. Mi socio per la tossicità di Sacchi, signore. Sei un coglione. Vabbè, sai. Procediamo con Carlos Garcia. No, e l'ergastro? Già fatto prima in tribunale, l'ergastro. E perché non è stato segnato in verde? Perché non c'era. Ah, ok, perfetto. Poi Carlos Garcia, terrorismo, sequestro pubblico ufficiale, processo 107, ergastolo. Perfetto, ergastolo. Poi abbiamo Columboy. Clumboy. Clumboy è l'archiviazione accuse, no? Ma è l'archiviazione accuse. È lo stesso di 4 geni qua. No, no, allora, che foto voi? No, non è un'altra archiviazione accuse. No, è un'altra. Ma perché c'è 350.000 7 anni? Perché ho fatto copia e incolla. Andiamo a mangiare. Vabbè, adesso arriva il più bello, comunque, il processo. La fine. Salvatore Giuliano. Violazione della libertà vigilata. Che ha fatto? Non si presenta, non rispetta l'obbligo di firma. Ha evaso l'obbligo di firma, vostro onore, tengo a precisare. Tengo a precisare che questo soggetto era uno dei soggetti alla quale lei ha dato l'obbligo di firma, che non era presente in aula. Io non smetterò mai di dirlo che è una cosa inutile. Allora, a questo punto, e detto che... questo, mi faccia finire, sono io perché ci tengo, questa persona la conosco benissimo. Che senso la conosci? Vabbè. Vabbè, non avrà ascoltato, esatto. Comunque non ha saltato il debito con lo Stato, per pagare le multe, è stato pure raddoppiate e se l'ha fregato, non si era manco presentato. Io da 120.000 dollari metterei 200.000 dollari. Vabbè, io vedo qua 120.000 dollari, quindi sono 120.000 dollari 7 anni, perfetto. Perfetto. Ok, ciao. Oggi vedi in internet. Ma comunque, ho messo anche l'obbligo di firma per voi, 5 giorni e 3 sedute mediche. Veramente? Sì. Allora ti ho aggiudicato. Aggiudicati? Adesso sei un coglione, zio. Almeno viene rimasto. Tanto poi gli insulti d'avventura se li prendono loro due, non noi. Allora, cazzo te ne fai. Allora, giudice, listen me, ok? Ci senti? Listen to me, if you not permit anche sul pur tumore, you will giudice. Cold. Allora. Devi muta. Muto un attimo, Ok, ragazzi. Pronto, verdura. Perfetto, io vado allora, signori.
Pure io mi vado a fanculo. Mi raccompagnate in... fate raccompagnate ai Marshall nell'hotel? Non ci sono i Marshall, tutti i Founder. No? Ma ci sono, vai, chiamami Marshall da fuori. Vediamo. Del Cova? No, non sono tutti rapiti. Ok. Abbiamo appena finiti, tranquillo, chilla. No, non è vero, sono tutti qua, Pat, guarda qua. Qua, raga, qua. Raga, la mia auto lussuosa, raga. Mi segue. Poi non so dove sono gli altri. Mi sono perso un attimo gli altri, vai a vedere. No, non lo so. Che c'è sta polizia qui? Andiamo? Andiamo, prego, corre, corre, una corsetta. Oh, attacco di cuore! Ah! Abbiamo tre Marshall rapiti, prigionieri. Okay. Ma come? Perfetto. No, giudice, non se ne vada, è troppo pericoloso fuori. Ma è pericoloso. Oh, la cavalco, se no, eh. Mi sentito, giudice? Stia zitto. Oh, io la cavalco, eh. Cavalchi sto cazzo. Lo farò molto volentieri. Oddio, no, aiuto, aiuto. Sono vecchio io. Andiamoci. Dove la compagno? Addio all'albergo. Okay. E qua mi spiace. Ecco sì. Qua. Perfetto. Ma come mai questa persona non si presenta? No, giudice, cioè, c'è qualcosa. So. Cioè, essere più cattivi, più severi, non va bene. Bene, Pagotto, la saluto, arrivederci. Allora, buonanotte. Buonanotte. Bene, ragazzi, allora. Bene, ragazzi, allora io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per vederti i comandi e punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube per vedere tutte le repliche dei video e dei VOD. Io vi ringrazio per essere stati con me, ragazzi, ci vediamo in una prossima live. Quindi ciao e buona serata Matteo e vi lascio da Mezzogiorno, che appunto c'è una storia abbastanza interessante, adesso vedo gli RP che è con Mezzogiorno, quindi vi lascio da lui che sicuramente è interessante se volete continuare a vedere RP da polizia e niente ragazzi, ci vediamo.